Israele, mozione unanime di solidarietà alle popolazioni vittime dell'attacco di Hamas, il ringraziamento del presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo alle forze politiche. Approvato il bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana, il Consiglio regionale si è espresso col voto favorevole di PD e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Piena solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico subito e preoccupazione per la spirale di violenza che l'attacco terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre sta provocando, soprattutto a danno delle popolazioni civili, vittime innocenti del conflitto. È quanto esprime il Consiglio regionale nella mozione approvata all'unanimità, senza dibattito, per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dall'attacco terroristico di Hamas. L'atto di indirizzo ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, nel comunicare l'esito unanime del voto, ha ringraziato tutte le forze politiche. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa. Un impegno forte, l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Ogni parola è una parola che rischia di essere insufficiente a descrivere quello che sta avvenendo. È chiaro che è uno scenario complesso del quale non si intravedono soluzioni a breve. Pareva che un clima di convivenza in qualche misura fosse stato raggiunto, altrimenti un rave di quelle proporzioni non si sarebbe giustificato. I fatti di questi giorni testimoniano appunto che non c'è limite all'efferatezza e alla disumanità delle condotte degli uomini, purtroppo, e che le organizzazioni terroristiche sono il principale inciampo a qualunque operazione di pace, che sarebbe già difficile e che è complicata e complessa anche per quanto riguarda l'incontro dei popoli. Qui non si tratta di questo, è in gioco l'azione di una cellula terroristica potentissima come Hamas che ha innescato una repressione, come ha detto lo stesso presidente Biden, ci auguriamo non sproporzionata, ma anche se fosse proporzionata sarebbe gravissima. Quindi è bene che l'attenzione internazionale sia alta. Ma credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri e uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità
responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis, mi sembra, non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Siamo in una situazione in cui l'escalation della violenza è stata portata, come dire, all'estremo, con centinaia di persone che oggi sono state addirittura prese in ostaggio, se non spettacoli di bambini addirittura decapitati. È una situazione estremamente grave, una situazione che avrà sicuramente, ne dovremo affrontare tutti quanti le conseguenze, anche imprevedibili sotto il punto di vista umanitario, ma anche sotto il profilo politico. Sembra qualcosa di distante da noi, in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Diciamo, situazioni di squilibrio a livello internazionale hanno delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione immigrazione, ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi 3 anni, prima con una pandemia, oggi con dei conflitti che appunto mettono a dura prova la tenuta economico-sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale, e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo, anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica anche proprio sul piano sociale, dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. È una drammatica situazione. È una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina. Per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. Notizie che ci giungono anche oggi da Israele, dalla striscia di Gaza, sono drammatiche, ci parlano di centinaia di civili morti e di una situazione che non accenna a diminuire in quanto escalation di violenza, che invece la comunità internazionale deve massimamente impegnarsi ad abbassare. C'è un impegno però primario che può investire anche la regione toscana, il governo italiano, tutta la comunità internazionale. È quello di favorire al massimo i corridoi umanitari per l'evacuazione di tutti i civili della striscia di Gaza, ma anche israeliani, della Cisgiordania, tutti coloro che sono innocenti ma investiti da questa guerra. Soprattutto sappiamo di bambini che sono all'interno di incubatrici o malati che hanno bisogno di macchinari che in questo momento non possono funzionare per la sospensione dell'elettricità a Gaza. Dobbiamo ricordarci che al dietro ai conflitti c'è una popolazione che soffre. Devono essere i primi a cui va il nostro pensiero, e la regione toscana deve e può fare qualcosa per un coordinamento di un'azione umanitaria e sanitaria verso questa zona così devastata ormai da decenni da un conflitto che adesso sta raggiungendo delle punte che speravamo di non dover mai più vedere. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana, col voto favorevole di PD e Italia Viva e quello contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. L'esercizio 2022 si è chiuso registrando un utile pari a 200.676 euro, in crescita del 25,95% rispetto al consuntivo 2021, in cui l'utile era stato di 159.329 euro. A presentarlo in aula la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, che ha parlato di un atto che arriva in ottime condizioni, con parere positivo di tutti gli organi di controllo. Abbiamo
Abbiamo approvato oggi il bilancio di esercizio 2022, è un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni, ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale, ma quest'anno la Fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di Sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va diciamo incontro alle competenze di promozione del marchio Toscana più tipiche di Sviluppo Toscana. Oggi sul bilancio di Toscana Promozione abbiamo visto progressi importanti da quando la Regione Toscana ha deciso di chiudere le aziende di promozione turistica, le APT che capillarmente gestivano la promozione turistica sui nostri territori, si è accentrato un sistema che oggi svolge un'azione importante perché gestisce circa 10 milioni, dove però i pregressi si stanno ancora portando dietro, ci sono contenziosi, ci sono sentenze perse e questo limita molto anche l'azione rispetto a un direttore che dovrebbe avere anche più possibilità di agire sui programmi di promozione turistica dei nostri territori. In realtà oggi viene fatta una promozione turistica a livello toscana un po' a macchia d'olio, cioè non c'è più una corrispondenza, non c'è più una logicità rispetto a quello che è una programmazione turistica della Regione Toscana che non può essere subita solo perché abbiamo città d'arte, perché abbiamo bellezze naturali, storiche, culturali, artistiche, ma il turismo deve essere programmato e quindi dobbiamo tornare a gestire la promozione turistica in maniera capillare e sicuramente più adeguata rispetto a quello che stanno facendo adesso. Dal punto di vista tecnico e del bilancio naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo e la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori, tutti coloro che lavorano è grande, il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo, ma noi non abbiamo neanche i misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno, e questo è l'unico motivo fondamentalmente del voto contrario al bilancio.